L'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, in chiusura dell'anno accademico 2019-2020, fa il bilancio dell'attività online, rilevando ottimi risultati nella didattica e nell'orientamento. Da un sondaggio diffuso tra gli studenti risulta infatti che, nonostante le difficoltà legate al Covid, l'Accademia sia riuscita ad erogare i contenuti in maniera corretta. Il 55,6% degli studenti ha infatti valutato la didattica online più che soddisfacente, perché è riuscita a compensare le carenze dovute alla non presenza in aula. Nonostante la peculiarità dell'attività dei laboratori dell'Accademia delle Belle Arti, è comunque sentita come fondamentale dagli studenti. Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati dall'Accademia per la didattica a distanza, gli studenti sono stati soddisfatti per il 46,1%. Posso dire che abbiamo lavorato bene, c'è stata buona volontà da parte sia dei docenti che degli allievi a lavorare in modalità telematica, anche del personale amministrativo, e speriamo di tornare alla normalità in autunno. Abbiamo fatto dei questionari per verificare se l'attività in modalità telematica fosse apprezzata dagli allievi e il risultato mi pare sia stato lusinghiero, quindi abbiamo fatto il possibile, e anche se il possibile non è mai sufficiente, ma cercheremo in autunno di dare nuovo slancio a questa Accademia. Non l'ho detto io, ma l'ho ripreso in più occasioni, che in questo momento di difficoltà, che non è soltanto la pandemia, è un po' una crisi generale, la bellezza è uno di quegli elementi che ci salverà, e quindi l'Accademia di Belle Arti può ovviamente svolgere in questo un ruolo determinante, un ruolo importante, sia in Abruzzo, perché l'Accademia è ad Aquila, ma è un'Accademia abruzzese e quindi bisogna valorizzare tutti i tesori della nostra terra, ma soprattutto bisogna che l'Accademia si dia una visione di prospettiva all'interno di un progetto più generale della città dell'Aquila.